Uno striscione che chiede verità per Giulio Regeni è stato affisso il 4 luglio sulla facciata di Palazzo Lascaris. Il Consiglio regionale ha così aderito alla campagna di sensibilizzazione di Amnesty International a conclusione della settimana di eventi dedicata proprio al giovane ricercatore torturato e ucciso al Cairo nel 2016. Insieme al presidente dell'Assemblea Mauro Laus, all'iniziativa hanno preso parte anche il presidente della Giunta Sergio Chiamparino e numerosi assessori, consiglieri regionali e componenti del Comitato regionale per i diritti umani. La volontà di aderire alla settimana di eventi per Regeni è frutto di una mozione approvata all'unanimità lo scorso 27 giugno, prima firmataria la vicepresidente del Comitato Diritti Umani, Enrica Baricco, che ha chiesto di continuare a tenere alta l'attenzione sul caso e ottenere verità e giustizia. Uno striscione sulla verità per Giulio Regeni dall'Egitto. È da tanto che anche questo Consiglio regionale, non solo la Giunta regionale, il Comitato dei diritti umani chiede ad alta voce. Oggi un gesto simbolico perché non dobbiamo dimenticare. Questo Consiglio regionale è l'unico Consiglio regionale d'Italia che il Comitato dei diritti umani, anche per questo motivo, forte deve essere la voce perché i diritti umani vanno difesi in Italia e nel mondo, sempre. Secondo lei sarà possibile fare chiarezza piena sul caso Regeni? È possibile che riusciamo a fare chiarezza piena sul caso Regeni se effettivamente l'Italia, a livello di istituzioni, così come sta facendo da un anno la Regione Piemonte, si impunterà sul valore dei diritti umani prima delle esigenze di contratti economici, finanziari. La cosa fondamentale è capire che i diritti degli esseri umani di Giulio Regeni e di tutti i Giulio e le Giulie d'Egitto vengono prima.